Visit Red. Inizia recording. Ok. This means that the recording is on. Okay. So please come here in 40 minutes. Close the door. Take the telephone, please. Silence. Bring the telephone number. Buongiorno. Scusatemi per questo intermezzo, ma dovevo appunto congedare qui le persone che mi hanno aiutato ad avviare questa riunione. Questa è la 17ª lezione prevista per lunedì. Oggi è sabato, dopodomani credo sia il 28, lunedì 28, se non vado errato. Il tema di questa lezione sarà la distinzione, un ultimo tassello, ecco, della nomodinamica kelsiniana, tassello al quale ho accennato verso la fine, più o meno verso la fine, la 15ª lezione, vale a dire la distinzione che Kelsen traccia tra due tipi di sistema normativo, sistemi normativi statici e sistemi normativi dinamici. Prima di però introdurre questa distinzione e tematizzarla, volevo un po' riprendere le fila il discorso, tenendo conto anche di quanto abbiamo visto nel corso della lezione di giovedì insieme al dottor Fernandez a proposito dell'articolazione e di quelle nozioni che designano e esprimono posizioni giuridiche soggettive o posizioni normative soggettive. In generale, dicevo, con una formulazione riassuntiva, che anche, però costituisce anche una semplificazione, diritti e obblighi. E il dottor Fernandez ha introdotto la tipologia, la classificazione delle diverse posizioni di vantaggio e di svantaggio, quindi delle diverse relazioni normative nelle quali può accadere che due soggetti si trovino l'uno nei confronti dell'altro, la classificazione, l'analisi, le posizioni, diciamo, di vantaggio o di svantaggio che vengono comunemente accorpate in modo però confuso sotto etichetta di diritti, diritto in senso soggettivo, nell'accezione soggettiva del vocabolo, da un lato, le posizioni di vantaggio, dall'altro, posizioni di svantaggio, come appunto il dovere o obbligo, la non pretesa, la soggezione e il non potere. Quindi i tipi fondamentali di relazione normativa, secondo Hofeld, sono quattro, come abbiamo visto, che sono ciascuno di questi quattro tipi di relazione normativa è identificato da due concetti correlativi: pretesa-dovere, pretesa è il correlativo del dovere e il dovere è il correlativo della pretesa. Pensate, non so, un esempio banale, diciamo, se Tizio vanta nei confronti di Caio la pretesa, ciò significa che Caio è soggetto a un obbligo nei confronti di
di Tizio, ad esempio, se Tizio vanta dei confronti di Caio la pretesa che gli venga consegnato una certa somma di denaro come conseguenza, non so, di un prestito, qualsiasi altra cosa, ciò vuol dire che Caio è soggetto all'obbligo di consegnare la somma di denaro in questione a Tizio. Come vedete, quindi, diciamo, una relazione normativa può essere vista da due punti di vista, o Felice, cioè come un po', è un po' come dire la strada in salita, la strada in discesa. E se la si guarda dal basso, la strada in salita, se la si guarda dall'alto, la strada in discesa. Ecco, una relazione normativa identificata nei suoi due estremi. La si guarda dal punto di vista del soggetto che si trova in una posizione di vantaggio, questa prima relazione normativa che ho introdotto qualche minuto fa, e si esprime come pretesa da parte di Tizio nei confronti di Caio. Tizio vanta una pretesa nei confronti di Caio. Ma la stessa relazione può essere guardata, può essere vista dal punto di vista di Caio. E sarà, diciamo, il suo essere in relazione, il suo essere soggetto a un obbligo nei confronti di Tizio. La prima forma di relazione normativa, distinta da Hoffeld, quindi è la relazione pretesa dovere. La seconda forma è la relazione libertà non pretesa. Il correlativo di una libertà è che Caio non abbia alcuna pretesa, non possa vantare nei confronti di Tizio la pretesa che Tizio non si comporti in un certo modo. Tizio non è cioè soggetto all'obbligo di comportarsi in un certo modo, cosa che sarebbe il caso Caio avesse nei suoi confronti la pretesa. Non è soggetto all'obbligo, ma appunto ha la libertà di fare la cosa in questione, non è soggetto all'obbligo di non farlo. E rispetto a questo, diciamo, rispetto a questa libertà, Aio diciamo, non, appunto, si trova in una condizione non pretesa, non può interferire, anche se la questione dell'interferenza con l'esercizio di una libertà è una questione spinosa che per il momento possiamo lasciare da parte. Un terzo tipo di relazione normativa, come abbiamo visto, è la relazione fra potere e soggezione. Che Tizio disponga di un potere nei confronti di Caio vuol dire che Caio si trova in una posizione di soggezione rispetto a Tizio. Il potere in questione è, lo abbiamo visto discutendo della teoria del diritto di Kelsen, non è un potere fisico, materiale, ma un potere normativo. Cioè non è il potere di produrre effetti nel mondo fisico, materiale, come ad esempio può accadere che si producano gli effetti quando si lancia un sasso contro una finestra. Tratta di una forma di potere, per così dire, immateriale, non fisica. Questo pone dei problemi, come vedrete nel mio libro di lezioni, su questo punto, che tipo di poteri siano i poteri normativi e in che rapporto stiano con poteri fisici o entità fisiche. Questo problema viene, diciamo, il problema presentato come il problema
inaugurale, diciamo così, della riflessione filosofica sul diritto. E nella parte, nella prima parte del libro, dal titolo La natura, il problema della natura dei fatti giuridici o qualcosa del genere. E adesso chiarirò un po' qual è il problema, appunto, come dicevo, in questo momento, a parte la chiarificazione di questo problema, il punto è centrale, è costituito dalla circostanza che appunto terzo tipo di reazione normativa fra i quattro distinti a Hoffel è la reazione fra potere e soggezione. Il potere in questione non è un potere fisico, ma è un potere, diceva dottore Fernandez, una sorta di posizione, di metaposizione giuridica soggettiva. Perché il potere di cui si tratta è il potere di modificare la posizione giuridica, le posizioni normative e soggettive proprie o altrui, mediante il potere, ad esempio, considerate ad esempio il potere di contrarre matrimonio, il potere di sposarsi. Questo è un potere che il cui esercizio comporta il venire ad esistenza, dicevo, di costellazioni, insiemi o cristalli o molecole, se volete, di diritti e obblighi, e che consiste quindi nella produzione di un tipo particolare di effetti, che non sono effetti fisici, effetti materiali, ma sono appunto effetti la cui consistenza non è a prima vista fatto chiara. Effetti come appunto il venire ad esistenza di pretese, obblighi, libertà, non pretese, poteri e immunità, poteri e soggezioni, immunità e disabilità. Quindi il potere è potere di incidere sulla costituzione propria o altrui, ma non sulla costituzione fisica, naturale, biologica, bensì sulla costituzione normativa, diciamo sulla identità normativa, chi io sia, se io sia il titolare di una pretesa o il titolare di una libertà o sia in una posizione di immunità, così via. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, dal punto di vista dell'altro soggetto, il rapporto, quello che si trova a ricoprire la posizione correlativa alla pretesa, cioè colui che si trova soggetto a un obbligo, che si trova a occupare la posizione correlativa rispetto alla libertà, cioè colui che si trova in una situazione non pretesa, eccetera, eccetera, eccetera. Il quarto tipo di relazione normativa è anche questa, espressa da una nozione che è anche questa una metaposizione normativa, la nozione di immunità, cui correlativo appunto, come abbiamo visto, la nozione di non capacità, disabilità nel senso del non essere abilitato a non essere autorizzato. Non essere abilitato, autorizzato a fare che? Ancora una volta, non compiere o... Non si tratta qui di compiere o mettere di compiere un'azione fisica, un'azione materiale. Si tratta qui dell'essere abilitati o non abilitati a modificare
posizioni normative, le posizioni giuridiche soggettive proprie o altrui. E così specularmente chi è chi gode di una immunità e gode di un'immunità non rispetto a possibili danni fisici, cioè un qualsiasi tipo di danno fisico. Chi gode di un'immunità, l'immunità come la intende Hoffeld, consiste nell'andare esente, nel non essere esposti alla possibilità che le proprie posizioni giuridiche, normative e soggettive vengano modificate, alterate da parte dell'altro soggetto del rapporto, cioè colui che si trova relativamente alle posizioni giuridiche in questione in una condizione di disabilità o incapacità a modificare queste posizioni medesime. L'immunità consiste nell'essere esente dall'imposizione di vincoli, innanzitutto dall'imposizione di obblighi da parte di un soggetto che correlativamente appunto si ritrova in una posizione di disabilità o di incapacità rispetto a chi è appunto gode dell'immunità medesima, dell'immunità stessa. Quindi questi sono i quattro tipi fondamentali di relazione normativa. E questi sono, secondo Hoffeld, questi sono, diciamo, questo è il tipo di instaurarsi di relazione di questo tipo è il tipico effetto dell'esecuzione di atti giuridici, della produzione di atti come testamenti, donazioni, instaurarsi di un vincolo matrimoniale, eccetera, che come abbiamo visto sono, cioè, il contenuto di norme che conferiscono poteri, in particolare norme conferiscono poteri ai privati, per l'appunto poteri in generale che non sono poteri fisici, poteri naturali, il diritto non somministra vitamine, diciamo, o sostanze nutritive affinché il potere del soggetto rilevante, potere materiale, aumenti in vista di un incremento del potere materiale. Il diritto conferisce appunto poteri normativi. Questi poteri sono, come abbiamo visto, l'esito, l'instaurarsi di poteri in questione è conseguente alla esistenza di norme che conferiscono poteri, appunto, che come abbiamo visto sono norme costitutive nella terminologia di Searle, norme che sono condizione del proprio oggetto, condizione necessaria, addirittura condizio o sufficiente, addirittura necessaria. È sufficiente. Ora, dicevo, questi l'instaurarsi di una o più di una di questi di una relazione o più di una relazione appartenente a uno o più di uno di questi quattro tipi è il tipico effetto che può apparire allettante, può risultare apparire come una opportunità per il soggetto privato, nel caso di norme che conferiscono poteri ai privati. Cioè, nel contrarre matrimonio, effettuare una donazione e così via, ciò che
al privato, diciamo, o almeno è questo, diciamo, dire, assunto standard, diciamo, che dà un senso a questa costruzione. Ciò che interessa al privato, in ultima istanza, non è chiamarsi, acquisire il titolo di coniuge, acquisire il titolo di, appunto, di il titolo di donatore o quello che sia, perché di per sé queste sono soltanto le etichette. Quello che interessa sono le costellazioni di diritti e obblighi, cioè di posizioni giuridiche soggettive che sono agganciate a ciascuna di queste etichette, cioè le qui etichette. L'acquisizione dell'etichetta di coniuge, l'acquisizione dell'etichetta di donatore o di contraente non è importante di per sé. Diciamo, se diciamo, la cosa si esaurisse lì, diciamo, non sarebbe affatto chiaro che senso si possa parlare di opportunità dell'apertura di una opportunità per il decisore, il soggetto agente. E quindi non è una questione di acquisizione di uno status, di un'etichetta fine a se stessa. Il punto è che a ciascuna di queste etichette, coniuge, donatore, testatore, contraente o proprietario, per fare un altro esempio, banale, ma appunto c'è importanza cruciale, a ciascuna di queste etichette è agganciato un insieme di diritti e obblighi, cioè una molecola, diciamo così, di posizioni giuridiche soggettive, pretese, doveri, pretese, libertà, poteri, immunità e poi correlativamente doveri e non pretese, soggezioni e incapacità o disabilità. E questo quello che interessa, può esserci di allettante. Il fatto che si instaurino mediante l'esecuzione degli atti in questione dei legami normativi, dei rapporti normativi, le strutture di diritti e obblighi, di posizioni giuridiche soggettive, e l'instaurarsi delle quali è per appunto l'obiettivo che chi stipula un contratto, chi sposa, chi effettua una mediazione, la donazione intende vuole, persegue e intende conseguire. E questi insiemi di effetti sono quindi, diciamo, questo particolare insieme di effetti, cioè il venire ad esistenza di costellazioni di diritti ed obblighi, di costellazioni di posizioni giuridiche soggettive, sta quindi all'estremo e, diciamo così, è l'output, sta all'estremo, diciamo, in uscita della creazione di atti, dell'esecuzione di atti, come ad esempio la donazione o il matrimonio. E l'input è costituito a quelli che nel gergo dei teorici del diritto vengono denominati fatti operativi, cioè quegli atti o quei fatti, quelli eventi, quelle azioni, quei comportamenti, si tratta
tipicamente di comportamenti umani, che hanno come effetto, appunto, la donazione, che si è effettuata una donazione, l'instaurarsi di un vincolo matrimoniale o l'instaurarsi di una relazione di proprietà, l'essere proprietario, essere tizio proprietario di un bene, o ancora appunto il venire all'esistenza di un contratto validamente stipulato. Cioè ciascuna di queste cose, utilizziamo questo termine così generico e ben poco informativo, ciascuna di queste cose, essere sposato, essere coniuge, il matrimonio, l'essere donatore o donatario, la donazione, il contratto, l'essere contraente e così via. Ciascuna di queste cose è prodotta da un insieme di fatti operativi, cioè fatti che fanno sì che venga ad esistenza un vincolo matrimoniale, eccetera, eccetera. Nel caso della proprietà, questi fatti, ad esempio, vengono denominati, come penso sappiate, modi di acquisizione della proprietà. Cioè, si tratta di tutti i percorsi che possono essere anche più di uno, alternativi anche uno rispetto all'altro, come sapete, tutti quei percorsi seguendo i quali soggetti che si trovano a soddisfare alcune condizioni, e ad esempio che siano dotati della capacità di agire, tutti quegli atti, diciamo, i percorsi attraverso i quali soggetti che soddisfano certe condizioni possono acquisire la qualifica in questione, possono diventare coniugi, donatori, proprietari o quello che sia. Quindi abbiamo una specie di struttura a tre elementi. Primo, i fatti operativi. Le persone si riuniscono in un luogo, pronunciano certe parole. Ad esempio, uno dice: io prendo te come mia moglie, o prendo te come marito. E un'altra persona dice: mi dichiaro marito e moglie, e quello che sia. E innanzitutto, fatti operativi. Come conseguenza del prodursi dei fatti in questione, viene ad esistenza qualcosa di così, una cosa il cui statuto non è chiaro, come ad esempio un vincolo matrimoniale, un potere, nel caso di, diciamo, fatti operativi che generino i poteri, un preteso, quello che sia, diciamo, una. No, scusate, cioè un, diciamo, un, appunto, consideriamo, prima di arrivare a poteri, pretese, eccetera, consideriamo questi termini intermedi, come ad esempio matrimonio, donazione, contratto, e insomma, questo genere di termini che fanno da termine medio, mediante i quali sono dei medi attraverso i quali si passa dai fatti operativi al terzo elemento di questa struttura, cioè appunto l'instaurarsi di insiemi e il venire ad esistenza insieme molecole di diritti e obblighi. Quindi i fatti operativi producono queste entità, diciamo così, intermedie, il matrimonio, la donazione, eccetera.
cioè consentono agli individui, ai soggetti coinvolti di acquisire delle etichette, ma queste etichette a loro volta rilevano, sono importanti e hanno, diciamo, un significato, un senso, nella misura in cui a ciascuna di queste etichette è agganciato, terzo elemento, un particolare insieme di posizioni giuridiche soggettive. Abbiamo quindi da un lato un insieme disgiuntivo di fatti operativi, insieme disgiuntivo nel senso che, ad esempio, i modi di acquisizione della proprietà sono una disgiunzione, cioè la proprietà può essere acquisita in modo M1, nel modo M2, nel modo M3, nel modo M4, sono modi diversi. E ciascuno di questi modi consente di acquisire, ciascuno di questi percorsi, ciascuno di questi insiemi di fatti operativi, consente di acquisire l'etichetta, il titolo, diciamo così, di proprietario. Però appunto quello che conta sono i diritti e gli obblighi. Già le posizioni soggettive di vantaggio e correlativamente quelle di svantaggio che vengono da distanza mediante l'acquisizione del titolo o mediante l'etichettamento in questione. Il termine donazione di per te. Per se stesso non ha, diciamo, alcun senso, se non nei termini appunto delle posizioni giuridiche soggettive che attraverso una donazione vengono all'esistenza in capo al donatore e al donatario, così via, enumerando per tutti i diversi tipi di appunto di termini intermedi che possiamo immaginare appunto da coniuge a proprietario, a contraente, donatore, nel caso dei poteri privati. Ecco, quindi diciamo dal punto di vista ecco, dal punto di vista, direi, della questione proprio di che cosa sia un fatto giuridico, l'essenziale sono il rapporto fra fatti operativi e insiemi di diritti e obblighi mediato da concetti intermedi, etichette come appunto contraente, donatore, eccetera, eccetera, donatario, eccetera, eccetera. Questa relazione, diciamo, è un po' come, cioè, questo universo, questo mondo di fatti operativi, status, condizioni intermedie espresse nei termini che ho chiamato etichette, e poi poteri, immunità, soggezioni. È come una specie di doppione del mondo fisico, cioè queste sono tutte relazioni, sono rapporti, sono nozioni che si sovrappongono, diciamo così, alle nozioni, ai rapporti naturali, le nozioni che designano fenomeni fisici, fenomeni naturali. Il potere normativo, ripeto, è un potere, però è diverso dal potere di eseguire di fatto una certa azione. Esempio benedissimo. Dal punto di vista normativo,
io sono libero di andare a Mondello correndo, ma non ho da un punto di vista fisico, materiale, questa libertà. Ho il potere di effettuare, di compiere certe azioni dal punto di vista giuridico, ma non ho il potere fisico di compierle. Questi poteri sono poteri, ecco, il potere che è una pretesa, appunto un potere in senso feldiano, sono, diciamo, facoltà, virtù che non hanno, che esistono in un mondo parallelo, diciamo così, rispetto al mondo fisico, al mondo materiale. Nel diritto si stabiliscono mediante il diritto, o in generale mediante, diciamo, attraverso la sussistenza di un ordinamento sociale, un ordinamento normativo, anche di tipo non giuridico, si instaurano tutta una serie di legami, di rapporti che sono, come dire, delle metafore, i rapporti e legami di carattere fisico o materiale. Così, ad esempio, nella nozione di obbligo, pensate all'etimo latino obligatio, è, come dire, sepolta l'immagine di un vincolo, di un legame. Chi è soggetto a un obbligo è in qualche modo vincolato, legato, ma appunto si tratta di un legame non fisico, non materiale. Chi è soggetto all'obbligo di compiere una certa azione, anzi, che tizio sia soggetto all'obbligo di compiere una certa azione, di solito, diciamo, presuppone. Il presupposto dell'obbligo è che tizio possa anche non compiere l'azione in questione, possa nel senso che abbia il potere materiale di non compiere l'azione in questione, di non eseguire l'azione in questione, che tizio abbia l'obbligo di astenersi dall'uccidere, piantare un coltello fra le scapole della persona che gli sta davanti, vuol dire che tizio è in qualche modo legato, vincolato, ma si tratta di cosa che presuppone che tizio abbia il potere fisico, materiale, di piantare un coltello fra le scapole che gli sta davanti, e che tizio non debba esercitare questo potere fisico, materiale. Appunto, non debba esercitare il suo potere, il potere che naturalmente, per natura o diciamo fisicamente ha, no, che non debba farlo è appunto un legame, un vincolo, obbligatio, però è un vincolo, un legame non materiale, non fisico. Questi sono poteri che sono quei diritti che sono poteri. Potere non si tratta del potere, un potere assimilabile ad esempio al potere del fuoco di divorare il legno, o al potere appunto di una persona di andare a Mondello di corsa, correndo. Si tratta dei poteri, del potere di eseguire gli atti, di operare delle trasformazioni, una sorta di mondo, diciamo così, immaginario. Però appunto questo è appunto in ciò si annida il problema della natura dei fatti giuridici, di mondo immaginario che in qualche modo imita il mondo fisico, il mondo naturale,
anche in questo mondo immaginario ci sono leggi, ci sono rapporti di causazione, i fatti operativi sono causa veni ad esistenza di matrimoni, eccetera, eccetera, e quelli a loro volta sono causa del venire ad esistenza di diritti ed obblighi. Quindi, diciamo, in un mondo producono effetti in un mondo questi atti popolano un mondo che in qualche modo è una metafora, il mondo fisico, imita il mondo fisico, ma lo imita soltanto perché, appunto, mentre l'impossibilità fisica compiere una certa azione è un'impossibilità decisiva rispetto al mondo reale, al mondo dei fatti, io sono fisicamente impossibilitato andare a modello correndo, questo è quanto, diciamo così, non si pone il problema se io abbia il permesso, l'obbligo di farlo, se mi sia vietato farlo. Su quest'ordine di considerazioni non si apre neppure, perché sono impossibilitato a farlo. Ma appunto non si tratta, diciamo così, le incapacità, i poteri in questione non sono poteri di incidere sulla realtà fisica o incapacità di incidere sulla realtà fisica, sono poteri, incapacità di incidere su una realtà appunto che costituisce una sorta di metafora immaginaria forse del mondo fisico, dei rapporti esistenti al mondo fisico. E dicevo immaginaria forse perché questo dice, ho detto più volte, e questo è il problema della natura dei fatti giuridici, il problema che viene presentato appunto sotto questa etichetta. Problema della natura dei fatti giuridici nel libro, nel mio libro di lezione. E fatti giuridici, chiamo fatti giuridici tutti banalissimi alla nozione di fatto giuridico, per come appunto viene intesa nel libro, per come la intendo anche questa lezione, nelle lezioni successive, la intenderò nelle lezioni successive. Fatto giuridico è qualsiasi fatto nella descrizione adeguata del quale ricorrono. Ok, thanks. Scusate per questa interruzione, ma qualcuno ha aperto la porta qui della stanza. Dicevo, fatto giuridico è ogni fatto nella descrizione adeguata del quale ricorrano termini o espressioni appartenenti a un particolare vocabolario che chiamerò vocabolario giuridico. Sono termini appartenenti al vocabolario giuridico, tipicamente termini come proprietà, proprietario, contratto, contraente, matrimonio, coniuge e così via enumerando, passando attraverso, diciamo, status pubblici o status, condizioni che sono, diciamo, legate a funzioni pubbliche, poteri pubblici o condizioni che sono d'altro canto legate all'esercizio, vincolate all'esercizio di poteri privati,
la possibilità da parte di privati di avvalersi delle norme. Conferiscono poteri che aprono loro, per l'appunto, l'opportunità di creare costellazioni, strutture, cristalli di diritti e di obblighi. Quindi, diciamo, questo mondo, appunto, il problema della natura dei fatti giuridici, il problema della consistenza di questo mondo immaginario che imita in qualche modo il mondo reale, il mondo vero, il mondo degli oggetti, delle cose, dei poteri, delle relazioni, dei legami reali in un senso banale, fisici, naturali. Questo mondo che in qualche modo imita il mondo naturale ne costituisce un'immagine esangue, perché appunto il potere fisico, un potere appunto materiale, carnale per così dire, ma il potere normativo, potere come posizione hoffeldiana, che razza di potere è? Il potere sì di produrre effetti, ma appunto questi effetti sono effetti che valgono, che esistono, diciamo così, in un universo che non è in un mondo che non è non necessariamente e non è tipicamente in linea con il mondo reale. Il mondo reale segue i suoi percorsi, che possono essere più o meno conformi, possono discostare in misura maggiore o minore rispetto appunto ai desiderata delle posizioni normative, ai requisiti normativi che appunto popolano questo universo, questo mondo parallelo. Dicevo, quindi, fatti giuridici sono tutti quei fatti nei quali, nella descrizione adeguata dei quali ricorrono termini e espressioni appartenenti al vocabolario giuridico. Fatti come ad esempio il fatto che Tizio sia il proprietario di quest'automobile o che gli X abbiano il diritto di fare questo e quest'altro, o ancora che gli Y siano soggetti all'obbligo di fare questo e quest'altro, e così via. Questi sono appunto gli elementi, diciamo, i mattoni di cui è costituita questa realtà immaginaria, questa realtà fantastica. I fatti giuridici sono appunto fatti come questi, ma in che cosa questi fatti si differenziano dalla mera acquisizione di una etichetta, etichetta di coniuge, eccetera? Ciò mediante cui possiamo incassare, per così dire, il valore normativo di questi termini intermedi, etichette che fungono da termini intermedi, sono gli insiemi di posizioni normative e soggettive che sono volta per volta agganciati a ciascuna di queste etichette. Quindi i fatti giuridici consistono essenzialmente nel venire ad esistenza mediante l'esecuzione di atti materiali, atti fisici. I fatti operativi sono in ultima istanza fatti materiali, fatti fisici. Viene ad esistenza mediante appunto questi prodotti, questi fatti fisici, viene ad esistenza di effetti non fisici, di effetti
Questi fatti fisici, diciamo, hanno una proiezione in questo universo parallelo, in questo mondo parallelo, in questa realtà esangue che è appunto la realtà delle relazioni formative, dei rapporti formativi. Esangue, ripeto, mentre l'impossibilità materiale di una coppia chiude qualsiasi, di una certa azione, chiude, diciamo così, definitivamente. Il discorso, la questione se l'azione, questione sia da compiere o non da compiere, la qualificazione dell'azione in oggetto come un'azione che sia l'obbligo di compiere, come un'azione da compiere, che addirittura sia l'obbligo di compiere, non chiude la questione perché. Al contrario, presuppone tipicamente che il soggetto in questione abbia effettivamente, materialmente, fisicamente il potere di non fare ciò che ha l'obbligo di fare. Il problema quindi, in ultima istanza, è quello della natura di questi legami, di questi vantaggi. Di questi svantaggi che sono espressi rispettivamente dalle posizioni normative e soggettive di vantaggio, diritti, o dalle posizioni normative e soggettive di svantaggio, prima fra tutti la posizione dell'obbligo, quale sia la consistenza di questi fenomeni, perché appunto. Di per sé i termini intermedi sono soltanto delle etichette, appunto, matrimonio, eccetera, che però, diciamo, sono messi all'incasso soltanto nella forma di insiemi di diritti e di obblighi. Si può a questo punto, possiamo a questo punto generalizzare rispetto al caso dei fatti giuridici e per farlo introduco la nozione elaborata da John Searle, filosofo americano che ho già nominato almeno in un paio di occasioni. Searle, Searle, ma il nome non ha importanza come sempre. Nei termini della nozione, dicevo, di patto istituzionale. Searle, cioè, distingue fra quelli che chiama fatti bruti e quelli che chiama fatti istituzionali, per l'appunto. Fatti bruti, dal punto di vista, per quanto riguarda i fatti bruti, noi viviamo, dice Searle, un universo che è fatto di particelle che si muovono in campi di forza. E questa è la natura del mondo. Noi viviamo in un mondo, dice Searle, in più mondi, viviamo in un solo mondo fatto di particelle che si muovono in campi di forza. Questo dal punto di vista dei fatti, per l'appunto, bruti. Però, sui fatti bruti si iscrivono fatti di altro tipo, in particolare fatti istituzionali, cioè, e questa è la definizione che fornisce Searle, fatti che esistono soltanto nel contesto in virtù di istituzioni, intendendo per istituzioni insiemi di regole e in particolare che comprendono anche regole costitutive, cioè i fatti istituzionali sono fatti che esistono in virtù di regole che rendono possibili nuove forme di comportamento, no, forme di comportamento che non sarebbero state possibili e che non erano possibili se
prima del venire all'esistenza, la regola prima che ci fosse, la regola, ricordate, però che è questa la definizione, la nozione di regola costitutiva. Le regole costitutive sono regole che rendono possibile l'esecuzione ed anche disciplinano, innanzitutto rendono possibile l'esecuzione di azioni o di attività, il compimento di attività, non sarebbero possibili, che non esisterebbero, non ci fosse la regola. Ricordate ancora una volta l'esempio, il caso paradigmatico, le regole dei giochi, in particolare le regole stabiliscono ad esempio che cosa abbia il valore di una mossa del cavallo, una partita di scacchi, o che cosa abbia il valore di un gol in una partita di carte, e così via. Queste sono regole che appunto fanno essere una condizione del comportamento su cui verto. Se non esistesse, se non ci fosse la regola che stabilisce che il cavallo muove a L, non sarebbe possibile muovere un cavallo, muoverlo in altro modo. Sarebbe sì possibile spostare il pezzo a forma di cavallo sulla scacchiera così come si vuole, ma questa sarebbe una mossa del gioco degli scacchi. L'atto sarebbe, nei termini di Hart, l'atto sarebbe scacchisticamente nullo, un atto nullo, cioè chi muove in questo modo il pezzo di legno, di plastica, a forma di cavallo, chiamiamo cavallo, non sta giocando a scacchi. Chi muove questo pezzo in diagonale, ad esempio in linea retta, non sta più giocando a scacchi, non sta effettuando una mossa del cavallo. Quindi, che una regola abbia carattere costitutivo, si vede, diciamo, questo è proprio il caso paradigmatico, quelle regole dei giochi. Mentre, come ricorderete, una regola regolativa di disciplina, comportamenti, attività che però sono possibili, erano possibili già prima che esistesse, che venisse ad esistere. La regola, l'esempio che ho adotto, se non ricordo male, è l'esempio delle regole relative alle buone maniere a tavola. Mangiare, un'attività che può essere compiuta anche prima che poteva essere svolta, anche prima che venissero d'esistenza le regole del Galateo, particolari regole del Galateo, ma appunto con il venire dell'esistenza di queste regole, certi comportamenti sono qualificati a tavola, sono qualificati come obbligatori, altri come vietati, altri come permessi. Che questi comportamenti siano qualificati in questo modo vuol dire che vengono instaurati, significa che i comportamenti in questione sono soggetti a vincoli e, diciamo, rendono possibili dei poteri che però sono vincoli, poteri che duplicano, diciamo così, i vincoli, i poteri materiali, i vincoli, i poteri fisici legati al mangiare, a nutrirsi, all'assumere dei cibi. Appunto, pensate al caso del il modo giusto di mangiare il pesce. Ecco, per esempio, il modo giusto di mangiare il pesce non è ovviamente l'unico modo
possibile di mangiare il pesce. Nel mondo, nell'universo delle buone maniere a tavola, è ammesso soltanto questo modo giusto di mangiare il pesce. Ma appunto, questo universo è soltanto una copia esangue del mondo fisico, dal mondo naturale, nel quale sono presenti anche altri poteri, diciamo così, che sono riconducibili all'idea del mangiare il pesce, riconducibili all'etichetta del mangiare il pesce. E i fatti istituzionali o le attività istituzionali, le entità istituzionali, esempio sul quale Searle tipicamente si sofferma è il denaro. Il denaro è un'entità istituzionale. Sono fatti che esistono soltanto in virtù nel contesto di istituzioni, cioè insiemi di regole che appunto costituiscono, oltre a disciplinarli, costituiscono i fatti in questione. Perché un certo tipo di pezzo di carta abbia il valore di una banconota 20 euro non è una proprietà fisica, materiale, quel tipo di pezzo di carta. È il risultato di una, appunto, della qualificazione di certi dati, di certi fatti, di certe entità materiali, di un certo tipo di entità materiale, la qualificazione di questo tipo di entità materiale come qualcosa che materiale non è, come una banconota del valore, come dato, il valore di questo X come dato, il valore di 20 euro. Le regole costitutive, dice Searle, hanno la forma x, ha il valore di y, counts as y, ha il valore di y nel contesto C. Il contesto C è appunto un'istituzione, cioè un insieme di regole interconnesse. Nel contesto di un'istituzione, X, ad esempio, questo pezzo di carta ha il valore di Y, il valore di una banconota a 10 euro. Vale come, conta come la banconota da 10 euro, da 20 euro, quello che sia. E è soltanto in questo mondo delle istituzioni che questo complesso di particelle che si muove in questo particolare insieme di campi di forza, in questi particolari campi di forza, questo particolare insieme di particelle acquisisce un valore che non ha in quanto appunto insieme di particelle in campi di forza, ma è un valore ha senso, diciamo, che ha un senso sul piano istituzionale. I termini che esprimono posizioni normative soggettive e prima ancora termini intermedi come matrimonio, coniuge o presidente della Repubblica sono termini che esprimono qualifiche in quel mondo immaginario di vincoli di potere che non sono e non sono in linea con, che non sono poteri, vincoli materiali, fisici e non sono in linea con i poteri, poteri materiali, fisici. Almeno non sono necessariamente in linea con poteri materiali, poteri fisici. Ecco, il problema della natura dei fatti giuridici è il problema della consistenza di questo
mondo immaginario. Che tipo di poteri sono i poteri in questione? Che tipo di vantaggi sono i vantaggi in questione? E appunto, diciamo, i vantaggi, i poteri in questione sono in ultima istanza il potere di produrre certe costellazioni di diritti e di obblighi. Perché a loro volta sono importanti diritti ed obblighi? E questa è una domanda ulteriore che potremmo porci, o non so ancora bene se affrontare questo punto oppure no. Non ho le idee molto chiare in proposito. Comunque, per il momento lo mettiamo fra parentesi. Quello è, diciamo, un punto che è da tenere fermo adesso, è che si tratta di fatti istituzionali. Infatti, questione sono fatti istituzionali, fatti che esistono soltanto in virtù di istituzioni umane concepite come insiemi di regole. E questo mondo istituzionale è un mondo di poteri e vincoli, diritti e obblighi, poteri e vincoli che non sono obblighi materiali, non sono vincoli, non sono poteri materiali, non sono poteri fisici. Lo stesso Searle dice, chiare lettere, che la struttura logica dei fatti istituzionali consiste essenzialmente nel conferimento di poteri. E, ad esempio, che un certo tipo di pezzo di carta sia una banconota 20 euro, in ultima istanza vuol dire che chi è in possesso di quel tipo, di un pezzo di carta di quel tipo, può compiere una certa azione, comprare dei beni, delle merci, sino a un valore di 20 euro, che chi invece non possiede un pezzo di carta di quel tipo non può compiere. Si tratta quindi di azioni, ecco, il comprare, l'effettuare una compravendita è un'azione che ha sì un risvolto fisico, un risvolto materiale, ma anche, come dire, un aspetto interno, cioè il senso che questa azione, questo complesso di azioni che coinvolge due o forse anche più soggetti, un fatto che coinvolge più soggetti, che però si produce appunto in questo mondo immaginario. Il senso che a questi atti fisici annettono le parti, i soggetti coinvolti. Il senso che questi atti, in virtù di insiemi di regole, il senso che questi atti, i soggetti coinvolti, possono annettere, e in virtù delle regole in questione, innanzitutto regole costitutive, è in ultima istanza, dice Sarlo, una questione di poteri. Cioè, chi ha una banconota, chi è in possesso di una banconota, di un pezzo di carta di questo tipo, ha il potere di effettuare un atto immateriale come la compravendita, come l'acquisto di beni, merci, per un valore di 20 euro. Mi raccomando, cioè ciò che è essenziale qui è la distinzione fra il possesso e il potere.
io posso entrare in possesso di qualcosa, la proprietà, diciamo, senza esserne proprietario, lo sappiamo bene che è possibile fare questo, ma appunto il potere in questione, potere materiale, un potere fisico, nel mondo normativo, nel mondo del diritto, in quel universo immaginario, parallelo, popolato da fatti giuridici, non ho il potere che io non sia il proprietario del bene in questione, e implica che io non possa normativamente, cioè non abbia la libertà di, non abbia il permesso di impossessarmi e diciamo, o di utilizzare quella cosa semplicemente perché nel mio volere, fruire, trasferire della cosa, la cosa in questione, semplicemente perché io ne ho il controllo fisico, ho il controllo materiale dell'oggetto, ma non ho il controllo normativo, questo controllo metafisico, immateriale, che in qualche modo costituisce un, diciamo, popolo e un abitante, un mondo parallelo rispetto a una copia esangue del mondo materiale, del mondo fisico. Quindi un'entità istituzionale, come ad esempio una banconota da 20 euro, ha, diciamo, il senso di un'entità dell'esistenza di un'entità del genere consiste nei, in ultima istanza, nei poteri, potere di effettuare certi tipi di atto da parte di coloro che stanno in un qualche rapporto con l'entità in questione, ad esempio stanno nel rapporto di avere la banconota a 20 euro in questione, cioè poterla utilizzare, averla a propria disposizione, tornando appunto all'esempio della banconota a 20 euro. La struttura logica ultima dei fatti istituzionali, dice Searle, è resa dalla formula noi, membri del gruppo sociale, collettivamente accettiamo, i fatti istituzionali esistono in virtù dell'accettazione collettiva, il fatto che essi sussistano. Esistono in un certo senso perché si crede che esistano. Se nessuno credesse nell'esistenza di banconote a 20 euro, non esisterebbero banconote a 20 euro. Non si darebbe il caso che un certo tipo di pezzo di carta abbia il valore di una banconota di 20 euro. Ecco, se diciamo vengono all'esistenza, scusate un attimo, che sì, Carlo, I'm going on for a while. Scusate, dovevo informare la persona che è venuta qui che la lezione non era ancora finita. Dicevo, vengono all'esistenza questi vincoli, questi poteri esangui che in qualche modo imitano, costituiscono un'imitazione, sì, una copia, un surrogato di poteri materiali, poteri fisici, del potere e la struttura, dicevo, quindi in ultima istanza la struttura, i fatti istituzionali, secondo Sarra, è noi, membri del gruppo sociale, collettivamente accettiamo, si tratta di fatti, diciamo, che esistono in virtù della credenza, del credere che essi esistano.
se nessuno credesse che quel tipo di pezzo di carta è il valore di una banconota a 20 euro, non esisterebbero banconote a 20 euro. Noi collettivamente accettiamo che Tizio ha il potere di fare X. Perché Tizio, chi ad esempio, chi detiene questo pezzo di carta di questo tipo, ha il potere di effettuare un atto che a sua volta può essere un atto istituzionale, un atto bruto, il potere normativo di compiere un atto istituzionale che a sua volta consisterà nel venire ad esistenza, nel far venire ad esistenza nuovi poteri, nuove posizioni normative soggettive. E in ultima istanza è il potere di produrre effetti nel mondo fisico, nel mondo reale. Il potere che io acquisisco quando compro un biglietto aereo è in ultima istanza, dice Searle, il potere di recarmi dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di destinazione. Questo potere di per sé non è un potere materiale, ma è il potere normativo di compiere il permesso, in questo caso l'autorizzazione, a compiere un'azione che di per sé è un'azione fisica, cioè un'attività che di per sé ha carattere fisico-materiale. L'attività consistente nell'andare all'aeroporto, salire sull'aereo e farsi trasportare dall'aereo alla propria destinazione, scendere dall'aereo e uscire dall'aeroporto. Questi sono comportamenti che non hanno carattere istituzionale. Lo spostamento fisico dalla città X alla città Y non è di per sé una carattere istituzionale. I poteri che acquisiamo, che ruotano intorno a entità, atti, eventi, processi istituzionali, questi poteri sono poteri, vincoli, eccetera, appunto, che vengono all'esistenza grazie al prodursi di questi fatti operativi, di certi fatti operativi, come ad esempio il fatto che io mi trovi ad essere in possesso di una banconota di 20 euro. Fatti operativi il cui senso può essere incassato in ultima istanza nei termini del potere di eseguire atti che a loro volta possono essere atti istituzionali, ma che in ultima istanza saranno, dicevo, atti bruti. Il spostarsi dalla città X alla città Y è un spostamento di un corpo umano X e Y è un fenomeno fisico, che però è qualificato grazie al fatto istituzionale acquisto di un biglietto aereo, è normativamente qualificato come un comportamento autorizzato, permesso, autorizzato, un comportamento al quale sono agganciati alcuni diritti e alcuni obblighi. In generale sono agganciate un insieme di agganciato un insieme di posizioni normative soggettive, di vantaggio o di svantaggio a seconda casi, posizioni normative soggettive in capo a me, passeggero, in capo alla
compagnia aerea la quale, con la quale intendo volare. Ecco, questa realtà istituzionale, in qualche modo raddoppia il mondo fisico, ma appunto ne costituisce al contempo una metafora, una trasposizione in un universo che invece è appunto immateriale e non fisico. Questo mondo, questo universo. Esiste l'universo dei fatti istituzionali, che è poi l'universo delle strutture, dei fenomeni storico-sociali in generale, esiste soltanto in virtù degli atteggiamenti, si tratti di credenze o di atteggiamenti di altro tipo. Esiste soltanto in virtù degli atteggiamenti di coloro che appartengono al gruppo sociale rilevante. I fatti istituzionali e affermazioni sono fatti dipendenti dalla credenza, fatti che esistono soltanto nella misura in cui sono collettivamente accettati, cioè si crede comunemente è diffusa presso i membri del gruppo la credenza della loro esistenza, l'opinione che si esistono. Ripeto ancora una volta, se nessuno credesse, quel tipo di pezzo di carta non sarebbe una banconota da 20 euro. Quel tipo di pezzo di carta ha il valore di una banconota da 20 euro soltanto perché si crede la comunità rilevante, si crede che abbia il valore di una banconota da 20 euro. Si tratta di fatti dipendenti dalla credenza, cioè di fatti che in qualche modo hanno una dimensione psicologica. Sono in qualche modo radicati nelle capacità mentali, nella mente, diciamo così, del noi, di quei noi, di quel noi che collettivamente accetta che Tizio, il detentore di un pezzo di carta di quel tipo, abbia il potere di effettuare. Acquistare beni, merci, in un valore di 20 euro. E va bene, a questo punto io mi pare, credo che possiamo abbandonare questa linea e tornare appunto quell'ultimo tassello della costruzione che è il segnale della dinamica degli ordinamenti giuridici e in generale dei sistemi normativi, che è la distinzione appunto fra sistemi statici e sistemi dinamici. Il tema degli effetti, la natura degli effetti che in questo mondo esanguo immaginario, il mondo istituzionale, in particolare il mondo giuridico, si producono come conseguenza certi fatti operativi, e il problema della natura di questi effetti, il problema della natura dei fatti giuridici, e in particolare il problema della natura dei poteri o dei vincoli, chiamiamo rispettivamente diritti e obblighi, questo problema, come dicevo appunto, può essere considerato nel suo risvolto psicologico ed è un problema sul quale tornerò
più avanti, quando appunto aprirò le considerazioni, cominciarò a sviluppare considerazioni dal punto di vista, a reinterpretare e rileggere, sto dicendo nella prima parte di questo corso, reinterpretare e rileggere dal punto di vista, dalla prospettiva cognitiva. Ma prima di farlo, appunto, è necessario introdurre quest'ultimo tassello della nuova dinamica che è il segnale, e intendo anche presentare e introdurre una particolare teoria dell'autorità, particolarmente influente della nozione di autorità, elaborata da Joseph Ratzel, ma vedremo di che cosa si tratta, credo, nelle lezioni della prossima settimana o comunque, insomma, nella lezione di mercoledì. Per il momento, per oggi, mi fermo qui e potete smettere di guardare questo video. La lezione è conclusa, troverete di qui a poco la lezione di martedì. Arrivederci e grazie per la vostra attenzione. Carlos, Carlos. Ok, Carlos, come, please, I finished. Please, can you click on the red key down there? This This one, yes. finish. Sì.